Delle sette isole maggiori che compongono l'arcipelago toscano, Capraia è la più occidentale, la più lontana dalle coste italiane e la più vicina alla Corsica, da cui dista solo 31 chilometri. Pur non essendo in assoluto l'isola meno popolata dell'arcipelago, le vicine Gorgona e Giannutri hanno rispettivamente 2 e 3 abitanti fissi, Capraia ospita il più piccolo comune della Toscana, Capraia Isola, che con i suoi 416 residenti è anche il più piccolo tra i comuni italiani con sbocco sul mare. Capraia è un'isola di origine vulcanica, lunga 8 km e larga 4, con un perimetro di 30 e una superficie pari a poco meno di 20 km quadrati. Ancora oggi, a Cala Rossa, si può ammirare quanto resta di un antico cratere vulcanico. Le coste dell'isola, alte e rocciose, salgono rapidamente fino a raggiungere i 447 metri di Monte Castello. Tutta la costa è punteggiata di pittoresche cale e grotte, spesso raggiungibili soltanto via mare. L'interno, invece, è aspro e frastagliato e ospita un laghetto alimentato dalle acque piovane chiamato Stagnone. La vegetazione è quella tipica della macchia mediterranea, con essenze quali erica, cisto, mirto, lentisco, rosmarino, oleandro e una grande ricchezza di specie interamente endemiche, il 3% di quelle presenti, tutelate grazie all'inserimento dell'isola nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Capraia ospita gli esemplari più settentrionali di palma nana conosciuti. Si conservano alcuni dei grandi lecci, che anticamente ricoprivano l'intera isola. Il limpido mare intorno a Capraia presenta una grande varietà di fauna e flora, molto apprezzate dagli appassionati di immersioni. Anticamente l'isola ospitava una colonia di foche monache, estinte ormai da decenni, la cui memoria sopravvive nell'omonima grotta. Il nome dell'isola sarebbe invece legato alle capre selvatiche, anch'esse estinte, sebbene altre ipotesi la colleghino a una radice etrusca, con il significato di roccia o luogo petroso. Già conosciuta dai greci e dagli etruschi, Capraia divenne una base navale importante per i romani, i quali però non vi hanno lasciato tracce archeologiche significative. Nell'alto Medioevo fu occupata da una comunità di monaci cenobiti, che cominciarono a dissodarne i terreni e vi introdussero la cultura della vite. A quest'epoca risale la pieve di Santo Stefano, la chiesa più antica dell'isola. Nel Medioevo, Capraia ebbe una storia particolarmente tormentata. Feudo Pisano dal 962 entrò sotto l'orbita di Genova nel 1284, quando i genovesi sconfissero i pisani nella battaglia della Meloria. Nel 1430 fu concessa in feudo alla famiglia genovese dei De Mari, e poi passò alle dipendenze della Repubblica di Genova, che la gestì prima tramite il Banco di San Giorgio e poi, a partire dal 1562, direttamente. L'isola fu più volte oggetto di assalti da parte dei pirati saraceni. In particolare, nel 1540 venne occupata e devastata dal corsaro Dragut, un ammiraglio turco al servizio del celebre Kayr al-Din Barbarossa. Molti abitanti, deportati, furono riscattati grazie all'interessamento della Repubblica di Genova. Dopo tale episodio, i genovesi provvidero a fortificare l'isola, costruendovi il Forte di San Giorgio, opera dell'architetto milanese Giovanni Maria Olgiati, e 3 torri d'avvistamento, tuttora presenti, che avevano lo scopo di controllare i mari circostanti. La Torre del Porto del 1541, la Torre dello Zenobito del 1545 che domina Cala Rossa e la Torre delle Barbici del 1699. Le torri potevano tenersi in contatto l'una con l'altra attraverso segnali di fumo, assicurando un efficiente servizio di sorveglianza alla popolazione. Nel 600 la popolazione capraiese, che fino a quel momento era quasi interamente concentrata nel forte, si spostò verso la costa fondando quello che attualmente è il paese di Capraia Isola. Vennero costruite la nuova chiesa di San Nicola, il convento di Sant'Antonio, in forme barocche, e la chiesa di Santa Maria Assunta. Nel XVII secolo Capraia fu legata amministrativamente alla Corsica,
anch'essa all'epoca possedimento genovese. Fu interessata dalle lotte che videro la Corsica contrapposta alla Repubblica di Genova, tanto che nel 1767 l'isola venne occupata dalle truppe corse, guidate da Pasquale Paoli. Nel 1768 Genova cedette la Corsica alla Francia, ma tenne per sé Capraia, che rimase genovese finché, con il Congresso di Vienna, la Repubblica di Genova non venne assorbita nel Regno Sabaudo di Sardegna. Capraia fece parte prima della provincia di Genova, per poi passare a quella di Livorno a partire dal 1925. Nel 1873, come altre isole dell'arcipelago toscano, fu trasformata in colonia penale e tale rimase per oltre 100 anni, fino al 1986, con la denominazione ufficiale di Colonia Penale Agricola di Capraia. I detenuti si dedicavano alle attività di agricoltura, pesca, allevamento e pastorizia. In questo periodo l'originaria popolazione dell'isola emigrò in gran parte e fu sostituita dai dipendenti della prigione. Una storia così complessa si riverbera anche nell'identità culturale dei capraiesi, toscani dal punto di vista amministrativo, ma legati da storici vincoli con Genova e con la Corsica. Nel corso del XVIII secolo, l'isola conobbe un periodo di sviluppo economico legato alla pesca e al commercio marittimo, seguito da una stagnazione economica sostenuta soltanto dalle attività lavorative dei detenuti del carcere e dall'afflusso di persone legate all'amministrazione della colonia penale. Oggi Capraia è stata valorizzata dal turismo, attratto dalle attività di trekking, snorkeling e immersioni consentite dalla sua natura quasi incontaminata. La gastronomia locale sfrutta sia i sapori del mare sia quelli della terra, con miele, distillati d'erbe e marmellate prodotte usando frutti spontanei. In rilancio anche la produzione vinicola, grazie ad alcune aziende che stanno recuperando le antiche colture.